Bella, se ti sembra una stanza, tra l'altro questi schizzi de... non è una stanza, è Torino. E oggi andiamo a scoprire i fast food, street food, roba più buoni di Torino. Grazie del like, grazie del follow, grazie del commento, grazie di essere te. Namo, andare a provare in ogni città i fast food artigianali, i postacci brutti, i luoghi buoni solo a schimicare, è un po' il sogno mio. Quindi stai assistendo alla nascita di un format. Mi sa che la prossima puntata sarà a Napoli. A 15.000 like andiamo a fare la puntata a Napoli e da questi video aspettati da lo you can eat d'empanada fino al signore Zozzone che ti fa i panini sporchi col ketchup e il sudore d'ascella. Namo. Cominciamo con un'idea di locale che mi hanno raccontato di dover provare per forza. A Torino infatti non vedo l'ora. E sono delle... Vuoi lo spoiler, Luca? Scrivi fallo se vuoi lo spoiler per Luca, ma... No, non lo voglio più. No, te lo sto a fare. Sei sicuro? Delle barche di patata. Ti ho rovinato tutto. Detto. Ti ho rovinato tutto. Dei barconi di patata mangiabili. Delle belle patate loaded. Non hai capito di cosa sto parlando? Tra poco sì. Per iniziare, infatti, la prima puntata, che poi è la puntata di Torino, devi sapere che è una città apertissima alle influenze. A tantissime influenze. La prima influenza di cui andiamo a trattare è quella di Daniele, Marco e Valerio. Aspetta, vai, dillo. E ora la lasciamo così. Ora la lasciamo con Luca che tenta di evitare le macchine con la videocamera. Lasciamo la clip così. Dicevo, loro tre che fanno l'elementare insieme negli anni 80 e che nel 2011 si innamorano delle jacket potatoes, le patate farcite in tutti i modi, tipiche del Regno Unito, ma poi esportate in tutto il mondo, quindi anche tantissima America. C'ho fame solo a dirlo, sono le mie preferite. Oh, eccoci qua, pur mangiare. Non ti sei emozionato? Sì. Patate ripiene e basta con dentro quello che vuoi. Porri, crema di zucca e nocciole, 6 euro. Baccalà mantecato e cipolle rosse caramellate. Burrata, valeriana e pomodori secchi, ne pigliamo tre. Hai scritto fallo nei commenti? Hai scritto fallo nei commenti e noi pigliamo tre patate. Taglie, taglie. Oh! Ecco qua, la apriamo insieme che voglio l'emozione, condivisa. Questa è quella, oh, ne ho presa una con la salsiccia cruda, vieni a vedere. Salsiccia cruda di vitello, rucola e grana, 7,50 euro. È una cosetta, è una cosetta. Guarda come affonda bene la forchetta. Piamo un po' di tutto. La cosa stupenda è che mentre le preparavano vedevi proprio che a fine preparazione olio diretto a crudo, sale e senti tutto l'olietto e tutto il sale. Apriamo un franchise così a Roma. Oh, ti prego, guarda dentro, guarda che ricchezza, un baule. Ma questo è un item leggendario, questo è un drop epico. E che bello prendere quasi delle cucchiaiate le patate, guarda che roba. Puoi mangiare? Assaggio, sì. Ma no, è inaspettatamente buono. Finiamo, andiamo a assaggiare le altre. Andiamo avanti con ragù, besciamella e grana. Ed è proprio ragù, besciamella e grana. Prezzo 7,50 euro. Guarda la besciamella, che sensazione di fame ti fa venire. Provo invidia per il ragù, vorrei essere pure io spiaccicato su una patata così. Ma il sapore della besciamella, com'è corposa? È veramente succulenta, è ricca. Guarda, se proprio vuoi farli infame, c'è poco ragù, ci avrei messo più ragù. In rispetto alla quantità di patata, naturalmente, ma lo prendo con le dita, perché sì, prendendo la buccia così, è definitiva, è una kamehameha. Altro boccone e andiamo a assaggiare la terza. Si è fermata un attimo Eleonora qua accanto, l'abbiamo appena conosciuta, sta con i suoi amici. Eleonora, tieni. Grazie. Oh, Gesù Santo! Grazie, egregio. Grazie Leonora, grazie anche a a voi. Buona serata. Torino è una bella città e questa è una cosa proprio bella. Finiamo pure questa, vediamo se qualcun altro viene a finirla con noi. E andiamo a provare la terza, che tu hai scritto, fallo nei commenti. Mamma mia, non la guardare, non la guardare, l'hai guardata? Non la devi guardare. Questa è la più pesante e so qual è perché l'ho ordinata io, grazie al quasi. Fontina, funghi e salsiccia, va bene. Devi fare il video a... E ne mangio una. Ok. Adesso come fai? Fontina, funghi e salsiccia, prezzo 8 euro. Prendiamo un po' dei funghi, un po' dei pat... Ma che mi è accaduto un fungo? Cavolo,
Prendiamo un po' di funghi, un po' di patate, una salsa. Oh, e una salsiccetta. Sta fumando. Gusto personale, la preferita mia è quella con la salsiccia cruda, ma questa è di una pesantezza bella. La patata è veramente farinosa, è densa e le salsiccette sono quasi speziate per quanto sono gustose. Ma guarda che bontà. La lussuria più bella è prendere una salsiccia e prenderci la patata con la cucchiaiata così. Questo video sullo street food di Torino inizia benissimo. Noi però dobbiamo andare avanti, quindi andiamo avanti. Passate esattamente 24 ore, ora andiamo su qualcosa di un po' più tipico, ma interpretato. Cioè, nel 2016, due amici, iniziano sempre così le storie più belle comunque. Fabio Cornacchia e Vincenzo De Nichilo aprono un loro progetto, cioè un fast food a tema salsiccia de bra. Ma vedi, già te lo dico, sorridi. Si chiama Crostone, io la prima volta l'ho provato prima del Covid e da lì mi sono innamorato. E oggi noi andiamo a scoprirlo insieme. Eccoci qua, Crostone. Non ci credo, perché quando sono venuto tre anni fa, in cassa c'era Elia e c'è ancora Elia. Sono sempre qua. Ci siamo riconosciuti tipo i cani che si annusano il sedere. Comunque ne prendiamo due e mangiamo. I crostoni costano dai 6,50 agli 8 euro e sono queste sleppe qua. Salsiccia di bra, caprino e marmellata di cipolle. Prezzo 8 euro. Ecco, la salsiccia cruda di bra è una delle cose per cui volere bene al mondo. Cioè, pensieri negativi in questo periodo? Pensa che esiste la salsiccia cruda di bra. Una salsiccia in origine solo di vitello, molto collegata alla cucina della cultura ebraica, e che adesso invece si fa con carne bovina. C'è anche chi ci aggiunge tagli di carne di suino, soprattutto per aumentarne la conservazione. E che spuntino! Il caprino con la marmellata di cipolle è perfetto. E la salsiccia, a volte, non è neanche pesante, non è una salsiccia che dici... Si lascia gustare. Assaggiamo pure l'altro. E ci abbiamo lingua e bagnette verde. L'ho detta male. Che cos'è il bagnette verde? Prezzemolo, acciughe, sale e olio. Ottimo sul bollito. C'è anche chi ci mette il tuorlo d'uovo, che ci mette i capperi. Ma volevamo provare qualcosa di un po' diverso. Lingua e bagnette verde, 8 euro. Oh, il profumo. Così fresco, prezzemolato, sembra di entrare in una profumeria. Cioè, una profumeria per come la vorrei io. Vai con l'assaggio, aspetta che poso a bustino. Lo so che magari la lingua può non piacerti, o magari non ispirarti. Secondo me però dovresti dargli una possibilità. È pure una forma di rispetto in più per l'animale. E quanto è buona. Non so se molti la prendono questa, perché di solito il quinto quarto, gli scarti degli animali o i pezzi un po' meno pregiati non sono molto apprezzati, ma... E poi sono belle fettone, oh. Ti consiglio di gustartelo caldo il crostone e di provare prima quello di bra, perché sì, e poi di andare a esplorare, perché comunque su questione quinto quarto sono preparati qua, eh. Sei preparato sulla questione quinto quarto, Lu? Sì. Ho morso. Io ti dovrei riprendere quando c'hai il cibo che ti unge la faccia da dentro a fuori, perché sei bellissimo. Gustiamoci pure sto panino. Approvato. E mi sa che adesso ci tocca andare a scoprire qualcosa di più etnico. Ma in che senso etnico? Kebab. E siamo al giorno dopo. Com'è che l'abbiamo finito il video di ieri? Avevo detto che era un po' etnico oggi. Non me lo ricordo. Sarà etnico semmai dopo, perché prima te devo dire una cosa. C'è un posto che tutti quelli a cui ho detto devo andare a Torino mi hanno detto faccelo, Retti, lo devi fare, perché non lo fai subito? Si chiama Mollica. E l'identità del brand è: ci piacciono le cose genuine, belle casarecce. C'è un cane bellissimo. Adesso è nostro amico e faremo il video. Adesso è nostro. Che nome gli possiamo? Talete. Talete per un cane è un nome stupendo. Stavamo a dire l'identità del brand, perdonami. E ci piacciono le cose belle, casarecce. Valorizziamo tutti i lavoratori, i contadini, i macellai che lavorano in giro anche per la provincia di Torino, che si svegliano alle 5 di mattina per preparare i loro prodotti sulla filosofia pochi ma buoni. Come faccio a non andare in un posto del genere se me l'hai consigliato? Se il prezzo del panino non cambia, lo puoi riempire come ti pare a te, quanto lo vuoi te, con 2 euro in più te lo fanno ancora più grosso. Namo da Mollica.
Abbiamo preso il chinotto di San Bernardo. C'ho gli occhi a cuoricino, comunque quel posto è stupendo. Ma si sono viste le riprese belle, cioè c'era... Non c'è niente. Hai ripreso il pavimento per mezz'ora. Oh, sta mattonella, una cosetta sta mattonella. Proviamo un po' il chinotto di San Bernardo. È uno di quei posti che ci tiene così tanto alla... Ma forte, oh. Lo apri senza... Hai visto perché l'ho aperto? Lo sai che... Guarda. Ma a me che succedono queste cose, capita, lo faccio. Non ti aspettare la Coca-Cola. È uno di quei posti che ci tiene così tanto a tutto che non trovi la Coca-Cola, c'ha la mole cola, che ti piaccia o meno, fattene ragione. Capito? Puntano molto sul... E ti piace o te ne vai? Sì, in maniera grezza e buona, insieme. Non mi piace troppo il chinotto di San Bernardo, è un po' leggerino. So scuola tipo chinotti quelli un po' più... pugno in faccia. Alcolico biondo. La Sprite. Caruccio si sente che non è industriale però. Allora, ho preso due focaccioni ripieni. A me hanno detto che c'erano pure i panini. E in effetti c'erano anche i panini. Però dovendo scegliere tra il pane farina bianca classico, fatto da loro tutto, bellissimo, e i focaccioni. I focaccioni costano 8,50 euro l'uno. E io ti voglio far vedere prima quello normale e poi ti faccio vedere quello esagerato, con i 2 euro in più. Allora, il normale, poi normale per modo di dire, perché questa è una bomba atomica. Una cosetta. Sta focaccione è una cosetta proprio. Sto sorridendo, sì, ti faccio sorridere pure a te. Guarda meglio qua. Roast beef di Fassona, chips di zucca, tomà, salsa tonnata con piemontese. Montesina, che è il nome della focaccia, farina integrale, trito di nocciola, patate e rosmarino. Prezzo 8,50 euro. Combinazioni di ingredienti le ho fatte io. Ho puntato qua su prodotti più della tradizione piemontese. E quello, la tradizione dello sfondarsi e farsi male. Ma poi il trito di nocciola, la nocciola quella rotonda delle langhe, su una... Così bello, è così bello. Al di là del prezzo, che comunque te lo, solo guardandola e solo leggendo la storia e parlando con le persone, te la giustifico per la scelta delle materie prime e dei produttori. Ma 8,50 euro per una cosa del genere, che è un pasto, potrebbe starci. Cioè è pieno di roast beef. Non so, due fette. Guarda che bello il pane, proprio tagliato sul momento. C'è pure l'errore, il coltello che ha tagliato di più. Ti sa proprio di Casareccio. Ma questo non è un panino. Cioè, le porti questo merenda a scuola, scatta l'allarme bomba. Più lo guardo, più mi viene voglia di baciarlo più che morderlo. Guarda le patate con la buccia. E qui abbiamo un capolavoro. E questo è il figlio sveglio della cucciolata. Ma guarda quanto è grosso, e questo è solo quello normale. Pensa a quello ancora più grosso. Se lo strizzo, posso fare un cambio olio alla macchina. Però appunto, questo è quello più minuto. Pensa a quello ignorante. Sei curioso, Lu? Sì, è che lo mangi tutto. Sarei anche curioso, ma poi te lo finisci tu. Lo ben so. Andiamo avanti. Io non l'ho ancora visto, eh. Quindi adesso per 2 euro in più scopriamo se siamo felici o delusi. Armocromaticamente è stupendo. Lo sai che mi aspettavo ancora più Sì, quella parola là. Onestamente me l'aspettavo più gonfio. Cioè, nel senso, è gonfissimo. Ma è gonfissimo come era gonfissimo pure l'altro. Perché il roast beef è più voluminoso, invece il salame. Tu ci hai laureato nella vita. E io imparo, io sto qui con te e imparo. Te lo faccio vedere bene, via. Salame rustico di campagna, cipolla caramellata, gorgonzola noverese e salsa piccante al pomodoro, con la baresina, che è la focaccia ai pomodori tipica di Bari. Prezzo 10,50 euro nella versione gigante. Una volta, un incontro di box di Luca è finito male e c'aveva questa parte della faccia che era tipo qua, è gonfio uguale, guardalo. C'aveva pure sti colori, Luca, proprio il rosso, il viola. Però tu sei molto più carino. Oddio, non lo so. No, sei più bello te, Lu. Però lui, gli accostamenti te li puoi fare te. Il fatto di mettere il gorgonzola qua è stata un'ideona. Col salame ti stai autoelogiando. Un po' più. Il 17 marzo 1861 Torino diventa prima capitale d'Italia. Era grazie a Mollega. Mamma mia. Prodotti di qualità, con etica, serviti in maniera ignorante. Ma che vuoi di più? Ma che vuoi di più? La cosa che mi piace troppo è che sento che sto mangiando sì qualcosa di buono, ma qualcosa di sano. Cioè, non mi sento appesantito, mi sento pieno, ma non mi sento appesantito, mi sento che sono andato, mi ha fatto sto panino Giorgione, mi sento che mi ha fatto sto panino Giorgione. Sono innamorato, c'ho veramente il cuore che batte. E pensa che non è manco l'ultima tappa di sto giro, perché l'ultima tappa, te l'ho detto, credo, se mi ricordo bene, si va sull'etnico.
È inutile che tossisci, non te lo do il morso. Se vuoi qua c'è sta anche Babbaro, che sembra pure buono. Va bene, va bene. Che non si dica che non hai mangiato oggi, eh. Due morsi hai dato. Andiamo a provare qualcosa di più orientale. Namo, quel gorgonzola, oh. Cioè, il fantasma dei Natali passati che ti bussa alla porta della camera tua. Stupendo. E finiamo anche il chinotto, pure se non mi piace, perché mi sento in debito con i ragazzi di San Bernardo S.P.A. via Rovere 41. Questa zona c'ha solo ristoranti, rosticcerie e pasticcerie, è stupendo. Che ti viene in mente se ti dico brodolu? Tortellino. Tu non sai quanto ci sei andato vicino. Ti faccio vedere. C'è sto posto che, oltre ai consigli su Instagram degli amici miei, della gente bella, ma è andato pure in giro. Guide Gambero Rosso, consigli dei blog. Si chiama O Crispa. Ne parlano tutti bene. Ad aprirlo due persone, Sandro e Tinting, che è la titolare. Tutto street food tipico cinese. Ravioli, noodles. Là c'è O Crispa. Stiamo ordinando, qui puoi decidere il grado di piccantezza del piatto. Ci hanno detto che 4 di solito te fermi perché altrimenti muori. Proviamo un 8. Questa qua è l'8, quindi mo usciamo e la proviamo. E eccoci qua, andiamo a mangiare, appoggiati da qualche parte. Come la tradizione dello street food. Oh, assaggiamo subito la salsa piccante 8, aspetta. È rossa, ma rossa a livello occhio de Sauron. No, si può fa, si può fa, si può fa bene. Se adesso non mi tolgo i vestiti e comincio a correre urlando fino alla fine della strada, si può fa. Si può fa, si può fare. Mi sto aspettando la botta di frusta piccante, capito? Il ritorno. No, si può fare. Allora, cominciamo con una cosa speciale che a me piace tantissimo. Mi avevano detto di provare due piatti specifici, ma il primo l'ho preso io perché sono un goloso. Il guau bao con la pancia di maiale, il grasso di maiale. E eccolo, lo scopriamo insieme. Qua. Mamma mia. Profuma delle ricette che faceva la madre e anche il padre di Ao Long, il mio amico cinese delle medie. Il padre in particolare era cuoco, però la madre a casa prendeva un po' le redini di tutto e faceva dei piatti che proprio qui gli odori. Guarda, guau bao al grasso di maiale, senape fermentata, raghi di tostate, coriandolo. Prezzo 5 euro. Assaggiamolo. Mazza quanto è gonfio. Guarda, non è il classico il bao matto scemo che te prendi aperitivo, è proprio gonfio. E ora capisco un sacco di difficoltà del mercato a luci rosse. Un abbraccio a tutte le modelle che ogni giorno si impegnano per noi. Porca vacca, lo so fa, lo posso fa, ci credo. La morbidezza del grasso di maiale non è concepibile, non te lo riesco a spiegare quanto sia prelibato, gustoso un boccone del genere. I tocchi che si sciolgono in bocca, quelli che invece hanno una consistenza più corposa, ma poi la senape e l'arachide. A te sembra un guaubao, ma questo è un galeone de presa bene. Il brodo di cottura che ormai viene assorbito dall'impasto e ti si sprigiona in bocca. Piacere, il piacere. E mo i ravioli, ma visto che loro si impegnano tanto a rispettare la tradizione, rispettiamo pure noi, ci serviranno queste. Gli Xiaolong Bao, che sono ravioli artigianali di Shanghai con il ripieno di brodo e maiale. Costano 8 euro. Guarda che c'è troppo brodo, ho difficoltà a prenderne uno senza farlo uscire tutto. Dicevo, rispetto le tradizioni, perché non sono mai stato in Cina, ma Oolong mi ha insegnato una cosa. È stato un bella amica Oolong alle medie. Una volta che prendi questi vassoietti, devi fare così. Il brodo non si può sprecare, quindi lo metti qua, lo buchi e fai uscire il brodo dentro la coppetta. A quel punto c'è chi lo fa prima di mangiare il raviolo, c'è chi lo fa dopo, è sempre buono. A quel punto devo ancora andare in Cina, devo ancora andare in Giappone, devo provare un sacco di tipi di ravioli nel mondo. Però guarda, buoni come quelli del padre e della madre di Ao Long, di Gianni Catani. E anche andando un po' più sui ravioli giapponesi, quelli di Shiroya, anche se pure a Milano, mamma mia, pure a Via Sarpi ce ne stanno belli esempi. Non stiamo a quei livelli di leggenda, però buoni. Soprattutto la capacità di gestire l'impasto col brodo, che è sempre difficile perché lo devi far sfragnare il raviolo. Mamma mia. E mo, ecco qua, loro. Dan Dan Mian, noodles piccanti del Sichuan, con noodles, olio, arachidi tostate, salsa di sesamo, maiale, aceto di riso, pepe del Sichuan, salsa piccante a piacere, prezzo 8 euro. Mentre stavamo a fare le riprese, Luca mi ha detto che era brutto. Ti sembra brutto? Sì.
Sei un borghese schizzinoso, maledetto. Come fai a dire che è brutto? La vita è... La spaghetta da yo-yo. La spaghetta da yo-yo cinese. Guarda che sei veramente... Ci stiamo abituando troppo bene. Invece la cosa bella è che ultimamente stiamo proprio passando da ristorante stellato, postaccio di strada. Ristorante stellato, postaccio di strada. Via di mezzo, ristorante stellato, bello. Continuiamo così. Se dici che questi sono brutti, vuol dire che te staresti antipaticissimo, antipaticissima alla madre e al padre Raulong. Guarda la forchettata. Ma poi così tanto condimento ci hanno messo. Veramente c'è carne, carne, carne. Assaggiamo, mo. Sta roba, livello street food, tutta la vita. Cioè, poter passeggiare mentre si mangiano sti noodles con dei tovaglioli, credo che siano dei livelli più alti che puoi avere a livello di noodles da passeggio, street food cinese da passeggio. Poi ovviamente pure qua sono lontani magari dai migliori noodles cinesi che ho mangiato in vita mia. Non stiamo a quei livelli di bellezza, in una scala da 1 a 10 stiamo a 8. Però la possibilità di mangiartelo per strada così... Lu, non erano così piccanti. Luca, Luca, Luca. No, non sono piccantissimi. Continuiamo a assaporare questi, poi andiamo all'angolo a fare il finale di questo video. Perché chissà in realtà quanta roba ancora c'è da provare a Torino. Però noi domani andiamo via, quindi cose. Però questo format mi piace, quindi lo riportiamo in giro. Roba dall'hamburgeria, a gyros greci, al kebab, alla polpetteria da strada, qualsiasi cosa. Finimo quindi e a tra poco. E quindi, il finale di sto video, che bello che è stato. C'è stata una delusione a sto video, perché un paio di posti magari, ecco, c'era quello che conoscevo, quello che avevo provato una volta, quelli che mi avevano consigliato persone di cui mi fido, quindi dai, ma c'è stata una cosa che ci ha deluso? No. Nulla. Ci sono rimasto un po' male per le patate perché vorrei fare una sfida. Io le amo quelle patate. Voglio fare una sfida, ma hanno detto che in realtà a Torino ci sono tipo 3-4 locali che le fanno. Quindi sarebbero provarli tutti. Perché poi c'è chi ha detto, quello è il preferito, bravo, hai fatto bene andare là. Chi mi ha detto, no, guarda, ce ne sta uno, 5 minuti a piedi, era più buono. Quindi sarebbe bello pure quello. La faida delle patate. La faida delle patate. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. E pure te, Lu, pure se sei un matto fulminato, voi non sapete le cose che fa Luca. Come quella volta al casinò di Venezia. Vediamo un prossimo video e anche una prossima puntata di sto format. Che ti dico, in realtà noi registriamo già dopodomani a Napoli. Come al solito qua sotto c'è da scrivere Prat ti sfido a se vuoi suggerire qualcosa. Quindi Prat ti sfido a ad andare a fare i migliori croissant di Parigi. Prat ti sfido ad andare a mangiare. Prat ti sfido ad andare a sbattere il polpo sugli scogli a Bari insieme a mio zio. Quindi adesso, sperando che io e Luca, adesso tornando a casa, non si incroci nessun tipo di bingo, bisca, casino illegale. Che sto facendo? Sto a chiudere il video senza salutare Francesco, che l'abbiamo incontrato questi giorni a Torino. È un amico mio, bella fra. Noi ci vediamo un prossimo video. Però un abbraccio fortissimo, se vai a uno di questi posti poi fammi sapere. Se ne trovi di più buoni, fammi sapere che andiamo pure a quelli. Oh no! Questa è un'opera d'arte moderna. Va vista da vicino o da lontano, Lu? Sto leggermente imbolsonito, appesantito, gonfio. Mongolfierato, mongolfierato. Bella zia.